Questa qui è la Bugatti La Voiture Noire e sono convinto che se noi tutti insieme rompessimo i nostri salvadanai comunque non potremmo permettercela, perciò non ci resta che farci un bel giro attorno. Questo elegantissimo signore impegnato in un'intervista è Stefan Winkelmann, il numero uno di Bugatti, che al suo attivo ha anche esperienze ai vertici di Lamborghini e di Audi Sport, ed è grazie a lui che sono nate la Chiron in questa versione 110 anni, celebrativa appunto per i 110 anni della casa, oppure la Divo, cioè l'evoluzione della Chiron pensata per un utilizzo un pochino più corsaiolo. Ma oggi siamo qui per vedere lei, cioè la Voiture Noire. Questo è il nome di una one-off, cioè un esemplare unico e irripetibile, probabilmente basato appunto sì sulla Chiron, ma completamente ricarrozzato, passatemi il termine, per andare incontro a quelle che sono le esigenze di un singolo cliente molto facoltoso che ha deciso di farsi realizzare su misura una ipercar pazzesca che è basata sulla Chiron. La meccanica è la stessa, quindi parliamo del 16 cilindri 8 litri da 1500 cavalli, ma lo stile si rifà a quello della tipo 57 SC Atlantic, una delle icone dell'automobilismo mondiale. Pensate, quest'auto chiaramente è basata sulla Chiron, vi dicevo, una cura aerodinamica pazzesca, ma soprattutto quello che cercavano di fare, che hanno cercato di fare i progettisti, è stato quello di fondere lo stile, l'eleganza di una coupé, le prestazioni di una hypercar e la comodità e il lusso di una limousine. Chiaramente già le Bugatti di per sé non sono auto che costano poco, lo sappiamo benissimo. Chiaramente se si va su un esemplare fatto su misura, unico al mondo, si parte da 11 milioni di euro, tasse escluse, perciò se la volessimo comprare per esempio in Italia aggiungendo l'IVA arriveremmo quasi 14 milioni di euro.